Innanzitutto saluto a tutti, saluto a colleghi, amici, alle rappresentanze istituzionali qui presenti, tra le quali le annovero tra gli amici, non più che nella loro funzione. Credo che con questo lunghissimo percorso, oggi sono anche emozionato, non tanto solo per la definitiva conferma a presidente dell'ISPRA per il prossimo triennio, ma perché è una giornata importante per te. Quando ho accettato 3 anni fa ormai, 3 anni e oltre fa, di imbarcarmi, di avviarmi su questo percorso, mi si rifaceva alla memoria l'origine del sistema. E allora oggi, in qualche modo, spero di riuscire, cercherò di accompagnarvi rapidamente in questa relazione, nella quale vorrei un po' abbracciare quello che è oggi il sistema, ma guardando anche un po' al passato. Allora, per far questo, non so cosa succeda, se noi guardiamo all'origine del sistema di protezione civile, il passato ritorna anche questo, del sistema nazionale. In realtà, se seguite questa slide rapidamente, non ve la descrivo, vi rendete conto come a partire addirittura dal 1867, perché all'interno del sistema c'è l'originario Comitato Geologico d'Italia che ha portato all'origine del Servizio Geologico d'Italia, ma abbiamo una serie di processi che a partire appunto dalla stessa istituzione del Ministero dell'Ambiente scendono in forma complessa. Vedete la formazione dell'ISPRA, ma vedete anche la formazione delle singole agenzie regionali, che nel 96 hanno iniziato a costituirsi in forma estremamente articolata. Cioè, quando si pensa ad un'agenzia regionale, si pensa semplicemente a una trasformazione di un presidio multizonale, cioè sostanzialmente la conseguenza di quello che era il referendum del 93, da una parte l'ambiente e dall'altra parte la salute. Ma non è così. Se prendete quella che conosco meglio, mi consentono gli altri colleghi, che è l'ARPA Emilia-Romagna. L'ARPA Emilia-Romagna, sin dall'inizio, per arrivare al 96, è una composizione almeno di cinque soggetti che vanno sì dal presidio multizonale, ma vanno dal servizio agrometeorologico regionale, vanno a un centro di ricerche, vanno una composizione multiforme di competenze. E nel 96 l'ARPA Emilia-Romagna, Sandro, aveva già quasi 1.000 unità di personale, no? Raccolte in questo sistema. Allora, quando pensiamo al nostro sistema, dobbiamo essere orgogliosi, ma anche orgogliosi di questa storia, di questa che io cercherò di descrivere, di questa biodiversità, come ho detto io, che va a concorrere in una forza poderosa del nostro paese. E alla base di questo ne sono fortemente orgoglioso, perché oggi lo presiedo, c'è il Consiglio federale. Il Consiglio federale prende forma nel 2002. In questa storia, formalmente. In realtà il sistema viene definito soltanto col regolamento di ISPRA. Non esiste una definizione, ma il sistema trova nel Consiglio federale fondamentalmente anche l'espressione della volontà del rapporto delle forze deboli, delle varie componenti di stare insieme. E allora, se andiamo avanti un po' di numeri, la relazione generale è composta da me e da Giorgio Assennato, o da Giorgio Assennato e da me, in quanto gli ho rubato alcuni numeri dalla sua relazione e l'ho messo in parallelo anche a quelle di ISPRA. Questo è il sistema oggi. Quindi, come vedete, non stiamo parlando di poche unità, stiamo parlando di un impatto formidabile sul paese, in termini di questi indicatori. Parliamo sempre in termini indicatori, possiamo parlare senz'altro di circa 1.200, circa 12.000 unità che operano sul sistema, senza considerare le unità temporanee, tanto per essere chiari. Il Consiglio federale, e io attraverso il Consiglio federale declinerò un po' questa mia presentazione. Come ho detto prima, trova una prima definizione del Sistema Nazionale delle Agenzie di Controllo in materia ambientale, trova fondamentalmente nell'articolo 15 del decreto del 21 maggio 2010, 123, che è il regolamento di ISPRA. Ma il Consiglio federale partiva prima, come ho detto prima, e prima si è auto-organizzato, e si è organizzato anche strutturalmente nella sua termine e nella sua programmazione. In un programma che parte, ad esempio, triennale, faccio l'esempio di questo, triennale del 2010, il quale sostanzialmente è finalizzato all'armonizzazione del sistema, si organizza in 4 aree fondamentali. Adesso non vi parlo dell'organizzazione. 4 aree fondamentali sono l'armonizzazione dei metodi di analisi, campionamento e misura, monitoraggio e controlli ambientali, elaborazione, gestione e diffusione delle informazioni ambientali, attività integrate nel sistema. Quante persone hanno lavorato a questo programma?
che si conclude più o meno nel 2013, a un lasso non triennale ma di 4 anni. Ma se voi guardate, sono stati coinvolti come minimo 750 unità tecniche, sono state costituite 15 reti di referenti per raggiungere la maturazione del sistema stesso. Abbiamo avuto in gioco, senza accorgertene, sotto questa superficie, la superficie del mare, la superficie del suolo, come abbiamo detto anche nella presentazione del rapporto sul consumo di suolo fatto alla Auletta dei gruppi parlamentari. Ringrazio la Commissione Ambiente della Camera per averci voluto, aver sopportato in questa presentazione, e sostanzialmente questa dinamica si rappresenta con un insieme di capacità operative. Le capacità operative sono a geometria variabile, cioè sono composte in forma variabile dalle diverse componenti. Ci può essere l'ISPRA, l'ARPA Campania piuttosto che l'ARPA Abruzzo, piuttosto che l'ARPA Lombardia, piuttosto che l'ARPA Emilia Romagna, l'ARPA X piuttosto che l'ARPA Y. In questo processo in realtà tutto questo si mescola assieme. E che cosa c'è? Questo è il sistema. C'è una parte comune, quella gialla, la quale sostanzialmente, se voi, questa è la mia esperienza di presidente, io sto rapportando la mia esperienza di presidente, ha una parte comune, molto forte, di mandato istituzionale, richiamato anche dal ministro, dal signor ministro, che riguarda il monitoraggio, che è un termine che adesso vorrei affrontare un po' meglio, analisi e valutazioni, ispezioni e controlli e reporti. Cioè non è semplicemente un ispettore che va, è un complesso di attività di natura tecnica e scientifica che riesce a dare questo contributo al Paese, soprattutto in un periodo, no, di un processo in cui si vuole armonizzare processi industriali, processi di crescita, processi di sviluppo con sostanzialmente conservazione del patrimonio, valutazione del patrimonio naturale disponibile. Allora i sistemi di monitoraggio sono i più vari. Dentro questo sistema c'è una cultura profondissima, l'abbiamo sentita prima, a partire dai satelliti, sino alle reti per la radioattività ambientale o sostanzialmente quelle collegate alla sicurezza nucleare, attraverso il monitoraggio della biodiversità, sino arrivare ad esempio, cosa che è stata citata, la qualità dell'aria. Ma non basta monitorare, non basta avere un dato di concentrazione, non basta avere un insieme di informazioni, bisogna capire e interpretare quello che si ha in mano. E quindi uno dei processi essenziali degli ultimi tempi che ci ha impegnato è quello dell'apporzionamento delle sorgenti di un determinato processo e quindi sostanzialmente delle pressioni, perché se voi non sapete apporzionare, voi non sapete neppure fare dei piani di mitigazione, dei piani di contenimento, dei piani politici di indirizzo. E qualità dell'aria rappresenta un'attività sul territorio nazionale assolutamente coordinata, ma rappresenta anche quello per la climatologia operativa, così come quello laboratoriale, così come molti altri. Questo tanto vale esattamente questo per la qualità dell'aria. Una cosa sorprendente, ad esempio, nell'incontro preparatorio di questa assemblea, abbiamo scoperto che il PM10 trova un contributo notevolissimo, ad esempio nella biocombustione, cioè bruciare legna, se mitiga un'altra serie di componenti, cosa che se da buon ambientalista mi avessero detto 15 anni fa, gli dicevo che erano scemi. No, oggi scopriamo che sostanzialmente un contributo notevole al PM10 ci è dato dalla biocombustione, e allora dobbiamo fare delle politiche che sostanzialmente riescono ad equilibrare questo tipo di discorso. La stessa cosa vale per le acque, ne sono molto orgoglioso. Quali erano le pressioni, ad esempio, della contaminazione di nitrati delle acque sotterranee? Certo, un superamento di 50 mg litro, no? Era chiaro, ma da che cosa derivava? A chi lo attribuiamo? Soltanto alla zootecnia? Soltanto ai fertilizzanti? Soltanto agli scarichi civili? La risposta è riuscire a porzionare per poi supportare delle politiche oppure controllare adeguatamente quello che dobbiamo controllare, signor Ministro. Allora, dietro questo fondamentalmente c'è un percorso conoscitivo importantissimo. Analisi e valutazione hanno anche le dinamiche costiere. Se uno vuole capire i processi non solo di modificazione morfologica ma anche
gli effetti che hanno le infrastrutture, così come gli interventi dal punto di vista anche naturalistico sugli eventi di costa, evidentemente questo va studiato. E allora anche qui è necessario sottoporre al sistema un insieme di conoscenze che possono essere utilizzate in forma comune. Arriviamo alle attività ispettive e controllo. Lei ha citato l'Ilva. L'Ilva è stato uno dei primi terreni di verifica di ciò che l'ARPA Puglia aveva messo in piedi in termini locali e ciò che si era il coordinamento a livello nazionale. Ci siamo trovati ad affrontare un problema e ci siamo trovati ad affrontare un problema, un tema carissimo a Giorgia Sennato, che io sottolineo, che non si può neppure fare controlli, non si può neppure procedere ad una visione corretta se non si ha, esattamente collegata a quello che ho detto prima, non si ha anche la visione di quelle che sono le conseguenze sulla salute, cioè sostanzialmente una visione di rapporto tra processi e fenomeni di impatto sulla salute. Ma non c'è solo le attività ispettive e controllo legate alle autorizzazioni ambientali integrate, c'è ad esempio quelle delle Seveso. Le Seveso, ce le dimentichiamo. Le Seveso prevedono, sono più circa 1000, diciamo 50% regionali, 50% nazionali, grosso modo, se non vado errato, e in qualche modo all'interno del controllo ispettivo degli stabilimenti Seveso, evidentemente sono moltissime le cose da controllare, dal piano d'emergenza alla funzionalità del processo. Quindi non si può prescindere da una conoscenza, da un'attitudine, da una competenza rotonda che deve essere presente in tutto il sistema. Quarto aspetto, il reporting. Questo è il reporting che io chiamo scolpito nel granito, sono i rapporti annuali. I rapporti annuali ce l'ho messi alcuni, ad esempio appunto un po' in alto c'è quello sulla salute, no? Cambiamenti climatici, no? E altre cose, oppure c'è quello sul consumo di suolo, oppure c'è sugli indicatori di clima, oppure c'è sul rapporto nazionale sui pesticidi, l'abbiamo presentati tutti assieme. Quello dell'ambiente urbano porta al simbolo del sistema. E credo che questo, ma a fianco a questo, che normalmente ci accusano sono vecchi, ma i nostri dati devono essere ufficiali, devono essere validati, abbiamo attualizzati, siamo passati da un anno all'altro, siamo passati 6 mesi, ma abbiamo cercato di rispondere anche in tempo reale, sostanzialmente attraverso altri strumenti, basta guardare i siti delle agenzie in cui viene pubblicato ad esempio lo stato della qualità dell'aria in tempo reale, oppure utilizzando la web TV, oppure utilizzando applicativi sul mobile, sul telefono mobile, in modo tale da avere informazioni, o reporting ufficiale verso la Comunità Europea. Non dimentichiamoci che in realtà poi c'è un compito di reporting verso la Commissione Europea. E se ciò non corrisponde, non è fatto bene, ciò corrisponde a dei processi di infrazione. Quindi ci sono delle responsabilità politiche, amministrative, sociali, alle quali il sistema deve rispondere. Ma ci sono delle biodiversità. Questo più o meno lo facciamo tutti. Ad esempio il mare. Il mare è una biodiversità. Senz'altro l'ARPA Umbria non ha il mare appiccicato, ma nelle stesse regioni costiere non c'è una uniforme diffusione dell'attività del mare, che va certamente dall'impatto delle infrastrutture, ma va anche dagli habitat costieri, va anche sostanzialmente dalla descrizione di quello che è lo stato del mare, va nella descrizione delle specie e così via. Meteorologia operativa. Non tutti fanno della meteorologia, non tutti, e non tutti partecipano sostanzialmente al sistema di monitoraggio relativo alla meteorologia operativa, così come la climatologia operativa, ma più la meteorologia operativa. Però quelli che vedete delle frecce, quelle che vedete nelle frecce sono le ARPA che partecipano 24 ore su 24 ore, 365 giorni all'anno al sistema di allertamento nazionale di protezione civile, assumendosene assieme al Dipartimento Nazionale la responsabilità civile e penale degli allertamenti sul territorio nazionale. È bene sottolinearlo. È una biodiversità importantissima che ci porta ai massimi livelli in Europa, se non nel mondo. ISPRA, ad esempio, interviene sullo stato del mare e deve compiere definitivamente questo passo di supporto.
velocemente la geologia. Beh, la geologia non è diffusa uniformemente. Ci sono eccellenze come presso l'ARPA Piemonte, ci sono altre agenzie che la geologia non la vedono neppure e non sanno neppure che esista. Però questa va a concorrere nella biodiversità, al sistema stesso, se c'è un hub che li riesce a raccogliere. E ancora, la biodiversità, i pollini, gli habitat, la fauna selvatica. E questa portata, ad esempio, degli esempi come la rete dei pollini nazionali, che è una rete di sistema, oppure quella invece sulle specie migratorie, che è una rete estremamente specialistica, portata avanti soprattutto da ISPRA, ma che coinvolge, signor Ministro, dietro centinaia e centinaia di volontari, centinaia e centinaia di contatti con la popolazione, quindi è un elemento culturale come molti altri elementi culturali. E poi il sistema e struttura operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Non cito lo sversamento dalla Lombardia verso il delta del Po, no? Di molti anni fa, controllato, vigilato, monitorato dalle ARPA lungo il suo percorso per il contenimento. Non cito Fukushima, non cito l'intervento fatto assieme alle squadre, non solo in Giappone, ma tutti i giorni rispetto appunto alla rete di rilevamento sostanzialmente della radioattività ambientale, che è del sistema. E ultimo punto, scusate, mi soffermo su questo, però su questo anche in Parlamento molte volte mi sono trovato a dibattere. Guardo il Presidente Realacci, guardo l'Onorevole Bratti, guardo il Presidente Marinello. È fondamentale per il sistema il mantenere la concomitanza e il collegamento, lo leggete qui, tra la ricerca con la ricerca, perché è affermazione delle proprie capacità e della propria autorevolezza. Noi non possiamo disgiungerci, non possiamo non parlare lo stesso linguaggio, non possiamo impegnarci a fare sostanzialmente quella ricerca che ci serve per le nostre finalità istituzionali, non solo, ma trasformandola in metodi, strumenti, procedure che ci fanno sostenere le nostre responsabilità istituzionali. E questo ci pone una diversità con gli altri soggetti della ricerca. Qual è? Ci sarà qua poi in rappresentanza di Gino Nicolais Brugnoli, che vorrà portare non la testimonianza del CNR, ma della conferenza dei presidenti degli enti pubblici di ricerca. Perché noi non possiamo accedere liberamente ai finanziamenti della ricerca. Non possiamo, perché andiamo in conflitto di interesse. Noi non possiamo fare un accordo con l'ENI se noi siamo i controllori delle piattaforme per sviluppare la conoscenza dell'ENI sulle piattaforme. Ma ci deve essere garantita, signor Ministro, la possibilità di mantenere lo stesso livello di capacità, di competenza di coloro che dobbiamo controllare. Non possiamo essere al di sotto, perché se siamo al di sotto non abbiamo la capacità, l'autorevolezza, la possibilità e gli strumenti per farlo. E allora quando parliamo di monitoraggio, la riporto al primo punto, ricordo che nella Bassanini, tanto bestemmiata, si parlava all'articolo 2, se non sbaglio, o il comma 2 dell'articolo 1, delle infrastrutture di interesse nazionale. E allora se è fallito il federalismo, però è fallito anche l'impegno nazionale. Perché io non ho mai visto un finanziamento strutturato come politica nazionale relativamente ai sistemi di monitoraggio. Allora se noi non vediamo, non conosciamo neppure. E se noi non vediamo, non lo vede neppure la nostra popolazione, perché attraverso noi acquisisce quelle informazioni rispetto alle quali farsi un'opinione e confrontarsi con la politica. Allora credo che questo sia un impegno importantissimo. Il mantenere questa connessione tra ricerca e servizi è una scommessa alta, importantissima, non dell'ISPRA, non delle ARPA, non delle APA, ma del Paese. Io credo che sia fondamentale mantenere questo riconoscimento e questa capacità di interconnessione. Ricerche avanzatissime. Non voglio citare, no, la ritrovamento dell'alga X o del corallo Y, ma voglio citare il fatto di scoprire che ad esempio la zona grigia sotto i 500 metri di profondità del mare profondo non è trascurabile nei vari processi. Allora se uno fa dei monitoraggi o se cerca di capire cosa è in mano, deve capire questo tipo di processi.
e mantenere anche una conoscenza su questo tipo di processi. La stessa cosa vale per i sistemi laboratoriali, pensa agli isotopi, pensa all'utilizzazione corrente degli isotopi per gli apporzionamenti che abbiamo detto prima, per fare alcune citazioni delle diverse metodologie che possiamo utilizzare anche per scoprire laddove c'è un smaltimento illecito dei rifiuti. Perché io voglio sapere come riesco a scoprire che c'ho qualcosa lì, se qualcuno non me lo dice. Se qualcuno non lo dice, poi vado a guardarlo. Ma allora devo sviluppare delle metodologie per le quali sono più bravo del malavitoso, sono più bravo di chi devo controllare. Questo è un processo importantissimo da tenere in piedi. E questo ci collega all'Europa. Ci collega all'Europa attraverso Copernicus, di cui abbiamo sentito prima, ci collega all'Europa per mille altre cose. Il sistema è l'unione delle diverse componenti. E questa unione ISPRA non la garantisce solo attraverso il Consiglio federale, lo dico con orgoglio, Giorgio, lo dico con orgoglio, non soltanto attraverso il sistema assicura il coordinamento, ma perché in qualche modo rappresenta almeno questi tre aspetti, cioè si rappresenta come fondamentalmente la sfera in cui risuonano anche le biodiversità, danno questa uniformità di possibilità di collegamento tra i vari pezzi. Due, è un ente pubblico di ricerca, accreditato, tendo a dire tra virgolette, cioè riconosciuto dagli altri enti pubblici di ricerca come serio, bravo, capace. E questo ci apre la porta verso l'autorevolezza e verso il riconoscimento dei nostri strumenti e delle nostre valutazioni. Terzo, è la porta verso l'Europa. È inutile nascondercelo. Noi abbiamo dei vincoli di reporti, ma non solo. Partecipiamo a reti come quelle dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, come quella delle agenzie europee. Partecipiamo ad attività non solo dell'Unione Europea, ma anche delle Nazioni Unite, nel Mediterraneo e non solo. Allora, questo insieme fantastico, di cui vedremo dopo i numeri, questo insieme fantastico che si è consolidato in tutti questi anni, è quello che il Paese ci chiede. Cosa ci chiede? Lo dico ai colleghi anche del Ministero o dei Ministeri, se ci fossero. Il Paese ci chiede però terzietà, trasparenza. Cioè ci chiede quando il Ministro dice un dato, quel dato, sì, possiamo, però è un dato, si dice in inglese, sound, ben fondato. E questo vale per il Ministro, ma vale anche per le associazioni volontariate, le associazioni ambientaliste. Con le associazioni ambientaliste noi abbiamo un ottimo, un bellissimo rapporto. E dobbiamo continuare ad averlo, ma lo abbiamo esattamente come l'abbiamo per gli altri, per i ministeri, per tutte le funzioni. Siamo di supporto, troviamo strade assieme, loro stanno in mezzo alla gente, noi dobbiamo garantire questa terzietà e questa trasparenza. Allora, mi avvio alle ultime conclusioni. Evidentemente l'autonomia non vuole dire autoreferenzialità, l'ho detto prima. Vuol dire quello che ho detto anche rispetto alle associazioni ambientaliste, vuol dire apertura, vuol dire essere aperti al confronto, vuol dire confrontarsi e accettare anche di sbagliare, ma anche essere capaci di correggere, di superare le criticità, di confrontarsi, di evolvere rispetto a quelle che sono le necessità del Paese espresse dalle diverse componenti. Tuttavia, e qua mi avvio a concludere, tuttavia, questo sistema, noi ci riconosciamo, non è riconosciuto. Sono ormai vecchio, non è riconosciuto. Ha necessità di un quadro normativo che lo incardini, che gli dia sostenibilità, che gli dia quel riconoscimento di autorevolezza per il quale può giocare le partite che abbiamo detto prima. Abbiamo voluto, abbiamo accompagnato, abbiamo sostenuto attraverso le commissioni, no? Una normativa che oggi, una proposta di legge che oggi si trova in Parlamento come un testo unificato. Il faro, il punto di riferimento, che però non è unico, non dobbiamo neppure, diciamo, vedere solo quello, sono avere a quantomeno un minimo prendere dall'esperienza della sanità. E ce lo dimentichiamo tutti, ma la sanità è ben organizzata, c'è un suo fondo nazionale, c'è una sua organizzazione che va dalla ricerca, e avete sentito la ministro Lorenzin, bravissima, come ha rivendicato
i risultati della sua ricerca per i servizi ai cittadini, cioè per quei livelli di assistenza, no? Che lei dice che oggi deve rivedere alla luce delle nuove scoperte di conoscenza. E allora noi rivendichiamo quantomeno di avere, assieme ai governi centrali e regionali, di definire quelli che sono i livelli essenziali di prestazione tecnica ambientale, rispetto ai quali misurarci, rispetto ai quali avere un compito, esattamente come sono espressi nel testo legislativo C68, primo firmatario Realacci, presidente Realacci qui presente. Scusate, io questa l'ho aggiunta, i miei colleghi non la conoscono, ma io vivo di cuore, se no non farei la vita che ho fatto. E allora, noi abbiamo fatto del nostro meglio, prima di me che mi ha preceduto, chi è stato prima di me ha i capelli più bianchi, lo stesso onorevole Bratti che è stato direttore di una delle agenzie più significative, i colleghi qui presenti, chi ha preceduto i colleghi, abbiamo fatto del nostro meglio. Tutti, e continueremo a farlo, perché continuiamo a farlo nelle difficoltà che tutti i giorni abbiamo. Però per continuare ed esistere, per migliorare, signor Ministro, signori Presidenti di Commissioni, signori parlamentari, signori rappresentanti dei governi regionali, io credo che abbiamo bisogno di essere riconosciuti, consolidati e sostenuti come sistema nazionale, che è un patrimonio massivo del Paese, che esiste e non è affatto secondario nelle politiche di sviluppo sostenibile di questo nostro Paese e per i nostri figli. Grazie.